Bentornati amici del gaming, fratelli nerd, bentornati sul canale. Primo video ufficiale di LVGA Gaming, non reuploadato, perché gli altri, come sapete, sono video che dobbiamo spostare dal vecchio canale, non è che mica tanto, dall'altro canale LVGA TV a questo canale per renderlo solo gaming e recuperare i video. Questo è il primo video vero, signori. Chi l'avrebbe mai detto? Il primo video vero è una guida, perché visto che me l'avete richiesto in diversi, facciamo una guida su come giocare a Seven Deadly Sins, in questo caso Grand Cross, però anche ad altri giochi in landscape su PC. Per chi non lo sapesse, la modalità landscape è quella modalità che ti permette di giocare con lo schermo in orizzontale, col gioco ingrandito in larghezza, ed è uno spettacolo. Certi giochi sono veramente una figata giocati così. Allora ragazzi, iniziamo. Questo video lo facciamo breve breve, conciso. Il primo step ovviamente da fare è scaricare un emulatore del telefono sul PC. Quelli che conosco io sono Nox e BlueStacks. Questi sono quelli che conosco io. Fatemi sapere voi nei commenti se ce ne sono altri, però questi due sono secondo me i principali, penso. Quindi semplicemente andate su Google, vi fate un Nox doccia Nox download e dovrebbe uscire nelle prime. Eccolo qua, lo scaricate da qui. Ragazzuoli, una volta scaricato Nox, vi si aprirà il vostro Nox Player, che è per l'appunto un emulatore. È come se voi aveste un telefono ma sul PC. Perciò la prima cosa importante da fare prima ancora di scaricare il gioco in questione è scaricare questa applicazione Rotation Control. Voi non la vedete perché c'è la mia webcam davanti. Ok, sono riuscito a spostarla. Dovete scaricare questa applicazione Rotation Control, che vi serve per impostare la modalità landscape come predefinita, e in modo che quando avviate l'applicazione o il gioco in questione non vi cambia la modalità di visualizzazione. Perciò andate a scaricare questo Rotation Control nell'App Center. E la cosa importante è, ogni volta che aprite Nox Player o BlueStacks, dovete aprire questo Rotation Control prima di qualsiasi altra cosa, e poi lo lasciate in background. Perciò tornate nella home cliccando sulla casettina qua e lo lasciate lì che lui lavora. Ok, una volta che avete scaricato Rotation Control, lo lasciate lì. Bisogna andare qui nel menu a tendina del vostro emulatore, da sopra, cliccate sopra e vi uscirà questo menu a tendina. Voi cliccate sulle impostazioni, dopo ci dovrebbe essere un menu sotto, andate sotto device e display, schiacciate sotto display. Una volta sotto display c'è questo menu qua, when device is rotated, cioè vuol dire quando il dispositivo ruota. Voi gli potete dire cosa fare, dovete selezionarli stay in landscape view, nel senso rimani in landscape, non ti azzardare a cambiare anche se ruoto il dispositivo. Dovrebbe permettervi di fare questo. Ecco, questo è quanto ragazzi. Se non vi permette di fare così, di cliccare su quell'opzione e di potergli dire stay in landscape view, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Perciò dovete provare a controllare, quando aprite il rotation control dovete provare a vedere se qui sopra c'è un menu con diverse modalità di rotazioni del telefono, no? C'è telefono verticale, orizzontale, rotation automatica, e voi li selezionate semplicemente orizzontale e in quel caso dovrebbe bloccarsi così. Dopo che avete fatto quello, andate, come detto, nelle impostazioni e gli dite stay in landscape mode view. Dovrebbe andare così, raga, dovrebbe andare così. Fatemi sapere se non riuscite a farlo. Una volta fatto questo dovrebbe andare tutto a posto. Fatemi sapere se il processo è funzionato, se non ha funzionato, che in caso vi rispondo di sotto nei commenti. Questi sono i passaggi che ho eseguito io. Una volta completati questi passaggi, voi avviate la vostra applicazione e vedete come fa? Lo mette in verticale, perché lui di base, quando fai partire un gioco, te lo mette in verticale. Però poi si corregge, perché io gli ho detto rimani in modalità landscape. Dovrebbe succedere questo anche a voi. Se non succede, fatemi sapere ragazzi. E soprattutto le prime volte, quando avvia l'applicazione, vi chiederà impostare Seven Deadly Sins Grand Cross in modalità una nuova risoluzione. Voi ditegli no, ditegli voglio rimanere così. E poi voi entrate nel gioco e impostate la risoluzione che volete, la qualità che volete. Ok ragazzoli, c'è un altro passaggio da fare ovviamente dopo. Andate nel menu del gioco, andate nelle impostazioni del gioco in questione, perché ogni gioco ha le sue impostazioni, come sappiamo. Una volta nelle impostazioni andate su modalità landscape e gli dite on. In precedenza cosa succedeva? Il gioco non vi permetteva, diceva impossibile impostare il gioco in modalità landscape. Ma col magheggio che abbiamo fatto prima,
con l'applicazione Rotation Control e i passaggi che abbiamo fatto, ora se gli date on, lui non vi darà problemi. Vi lascerà giocare in modalità landscape e si farà i cazzi suoi. Gli date un bel salva, dopo penso che dovete riavviare il gioco e da lì in poi sarà e resterà in modalità landscape e voi potete godervi il gioco nella sua interezza, spettacolo. Questo è tutto, intanto mi ha scaricato l'aggiornamento di ReZero, perciò abbiamo un nuovo sfondo. Fatemi sapere ragazzi se è funzionato, se è andato tutto a posto. Questa breve guida finisce qui, in caso che non sia molto chiara... appunto, scrivetemelo di sotto. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Grazie comunque per tutte le iscrizioni al nuovo canale. Apprezziamo tantissimo. Sta crescendo in fretta per essere un nuovo canale. Ed è merito vostro, ragazzi. Arriveranno comunque contenuti nuovi. Inizieranno ad arrivare contenuti nuovi insieme ai vecchi re-upload degli altri video che vanno spostati. Perciò niente, continuiamo così. Grazie a tutti, ragazzi. Lasciate un bel like e se... ancora non siete passati dal LVGA TV, passate e iscrivetevi. E iscrivetevi anche qua. Ciao ragazzi, un bacio.